Spazio Interviste, le interviste di Diva FM con il personaggio del giorno, a cura di Gwendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Per questa nuova puntata di Spazio Interviste abbiamo in diretta telefonica Barbara Grassilli, dottoressa consulente educativo. Ciao Barbara. Ciao a tutti, buona giornata. Allora, per far capire i nostri radioascoltatori, tu sei un esperto, un consulente educativo che ha acquisito questa professionalità dopo la laurea triennale in scienze tecniche psicologiche e successivamente appunto il master in criminologia e prevenzione e devianza. Tanto per far capire un po' quali sono, insomma, gli studi che hai fatto per diventare consulente educativo. Ho detto bene, spero, vero? Esatto, Barbara? Esatto, okay. Perfetto. Questo che cosa significa in soldoni? Significa che sei un'esperta alla quale noi possiamo chiedere e fare un po' una fotografia di quello che è una delle vicende che purtroppo sono cadute qui nel Delta, però non, è solo una di quelle che accadono in Italia e insomma in altri paesi, ovvero parliamo di femminicidio, parliamo del caso di Giulia Lazzari che è stata strangolata dal marito, insomma, giovane Roberto Lo Coco. E per questo ti volevo chiedere, Barbara, ci fai una foto, quindi fai un profilo di questa coppia, insomma, prima che accadesse, che ha portato a quella che è stata la tragicità della morte di Giulia? Certo, ma io da quello che ho potuto capire sicuramente il signore è l'aggressore, diciamo così, è come tanti aggressori in queste situazioni, è sicuramente un uomo con dei problemi di dipendenza, quindi dichiarata, quindi dipendente anche eventualmente dai rapporti e quindi dalla donna anche che ha, e sicuramente con delle fragilità, ma però anche manipolatore, aggressivo e possessivo, come spesso sono questi signori che fanno questi gesti, perché sappiamo che è già successo e il profilo da quel punto di vista è sempre il medesimo. E la coppia sicuramente, come ho già detto in altri casi, è una coppia che può avere sicuramente dei momenti felici, però poi, come spesso capita per queste donne, si illudono che questi momenti felici continuino nel tempo, e quindi è proprio quello il momento più delicato, che nel momento in cui credono che il signore di turno sia cambiato, in realtà si illudono di qualcosa che non cambierà mai. Certo, le frasi di cui insomma hanno calcato le cronache recentemente, quando lui le scrive su Facebook, comunque sono i messaggi in cui lui scrive fatti brutta, non truccarti, perché cioè, ci sono varie frasi, no, che lui ha fatto, e si possono racchiudere in quella che è una cultura sessista, Barbara? Direi proprio di sì, perché sono le frasi tipiche del maschio che vuole comunque controllare, permettetemi, passatemi il termine, la sua preda, quindi possessivo e geloso, e quando perde il controllo di questa, fra virgolette, preda, si infuria e diventa aggressivo e spesso uccide. Quindi è proprio una piaga, se vogliamo dire, questa cultura sessista, vero? Direi proprio di sì. Poi l'Italia, il nostro paese, purtroppo da questo punto di vista è abbastanza arretrato. Ecco, e arrivo un po' sul clou di questa vicenda che insomma sta calcando ancora le cronache locali. Ci sono persone che pensano che nel momento in cui Giulia è stata assassinata, le istituzioni sono arrivate tardi per salvarla, perché insomma è chiaro che non sarebbe accaduto altrimenti. E c'è chi sostiene, popolo, parliamo così, che nessuno appunto si sa, non è sufficiente per farla tornare indietro, no? Non c'è niente che si possa fare perché Giulia possa ritornare tra noi, e per questo dicono che tutte le iniziative fatte non hanno senso, come non ha avuto senso fare la fiaccolata e come insomma altre iniziative che si stanno attivando ad Adria. Tu cosa ne pensi di questo? Beh, sicuramente io lo dico da molto tempo, le fiaccolate e scarpe rosse, permettetemi di dirlo, hanno fatto il loro tempo, e non sto dicendo che la sensibilizzazione, la fiaccolata vada male, però sicuramente arrivati a questo punto direi che anche da un pezzo, insomma, visto altri casi di femminicidi, secondo me serve molto altro. Ok, con questo molto altro andiamo in pausa, rimani lì Barbara. Va bene, grazie.
rieccomi di nuovo in diretta con Barbara Grassilli, dottoressa Barbara Grassilli, vero Barbara? Consulente educativo, con la quale stavamo parlando della vicenda del femminicidio di Giulia Lazzari, e stavamo parlando del, diciamo così, dell'importanza di andare oltre a quella che può essere la semplice fiaccolata, che sì, serve per sensibilizzare, no? Cioè è una dimostrazione della società nei confronti, insomma, di questo gesto da condannare moralmente, insomma, al di là di parallelamento a quello che farà la magistratura, chiaramente. E tu mi dicevi che si potrebbero fare altre cose. Che cosa significa? Cioè, traduci. Sì, io intendo tutte quelle politiche di prevenzione, e che, come sappiamo, purtroppo il nostro paese, da tutti i punti di vista, la prevenzione non se ne tiene mai conto, e quindi prima che accada il fatto, io professionalmente opero su tutto ciò che avviene prima, perché dobbiamo calcolare che prima di questi gesti così eclatanti c'è un pre. Allora, io nel mio lavoro cerco sempre di concentrarmi su questo pre, e credo che probabilmente le istituzioni non abbiano fatto i loro doveri. Sicuramente delle volte le istituzioni sono molto lontane dai cittadini, questo purtroppo delle volte capita, però ecco, non mi sento di incolpare tanto le istituzioni, ma più che altro un tipo di cultura che noi viviamo, nel senso che prima di arrivare a questi omicidi non si tiene conto che c'è tutto un pre. Un esempio può essere un complimento volgare che viene fatto per strada a una donna, che viene approvato, accettato da tutti culturalmente come se nulla fosse. Un altro esempio è la pubblicità sessista, che viene passata come se niente fosse e invece crea dei gravi danni. Quindi prima di arrivare a questi gesti, come mi ripeto, scusate se mi ripeto ma insisto, c'è tutto un pre, e di questo pre nessuno ne parla mai. Infatti, io ti volevo spostare un attimo l'attenzione su una cosa che è emersa durante il Consiglio Comunale ad Adria. E in occasione, insomma, di questo consiglio in cui si parlava di violenza di genere, la presidente provinciale delle pari opportunità, Antonella Bertoli, non so se l'hai letto, però ti riassumo che cosa ha detto, e ha affermato appunto che il femminicidio di Giulia è il frutto di un processo sociale, del rifiuto di molti di accettare il maschilismo che di fatto esiste e che fa decine di morti. E il fatto di negare che si chiami maschilismo è un modo per definire il gesto di Roberto Lo Coco come un raptus. Certo. Come la vedi? Cioè, come... Io concordo pienamente con questa affermazione, perché diciamo che è proprio un modo per nascondere il problema, e anche, diciamo, probabilmente una paura inconscia, una vergogna inconscia che probabilmente uomini e donne faticano a mettersi in discussione, perché non dimentichiamo che questo problema va affrontato e gestito lavorando su entrambi i sessi. Quindi secondo me è proprio, si tende proprio a nascondere questa piaga, questa cultura e questa mentalità, anche perché, ripeto, vorrebbe dire rimettersi in discussione. Certo. E secondo me la strada giusta invece è proprio quella di mettersi in discussione, altrimenti non se ne esce. L'ultima domanda, perché il nostro tempo purtroppo sta terminando, volevo chiederti: da anni sono attivi gli sportelli antiviolenza in Polesine, credo che tu, insomma, ne abbia avuto notizia. Io so che c'è uno sportello a Lendinara, Rovigo, Adria e qualcosa anche a Portoviro. E secondo te come stanno lavorando, o comunque che effetti stanno avendo sulle famiglie che hanno bisogno, di parlando appunto di problematiche di violenza di genere? Allora, sicuramente gli sportelli antiviolenza fanno un gran lavoro, e non metto in discussione, per carità, il lavoro dei miei colleghi, però dobbiamo anche essere onesti nel dire che se ancora capitano queste cose, probabilmente c'è qualcosa che non va, che non torna. Allora mi ricollego al discorso di prima, che probabilmente non si agisce abbastanza su tutto quello che avviene prima, perché quando una donna si rivolge a uno sportello antiviolenza di solito è già tardi, nel senso che ha già una violenza programmata, è stata picchiata, eccetera, ma quindi tutto quello che viene prima bisognerebbe agire molto prima. Quindi mi ricollego al discorso su cui ho insistito.
Certo. Barbara, io ti ringrazio perché purtroppo il nostro tempo è terminato, insomma, in questa intervista, ma se sei disponibile io ti ricontatterò per fare degli aggiornamenti, perché credo che non sia mai abbastanza parlarne di questo tipo di problematico, ovvero di violenza di genere. Certo, può essere, certo. Sì. E, ok, e con questo abbiamo terminato. Barbara, ti auguro una buona giornata a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Salve a tutti.